Ricordo una frase che mi disse Eric Laurent quando gli chiesi: ma che cosa vuol dire questa frase tratta da un testo di uno di questi che tu chiami Lacanese, lacaniani, che scrivono Lacanese? E mi ricordo Eric Laurent mi disse: senti Antonio, quando tu hai letto 2 o 3 volte questa frase, e se non l'hai capita, vuol dire semplicemente che non vuol dire niente. Ecco, io credo che moltissimi testi del tempo di Lacan, ce ne sono un'enormità, ce ne sono anche di quelli che portano in giro questo tipo di funzionamento, eccetera, eccetera, questo tipo di parole, eccetera. Ebbene, non vogliono dire niente. Ora, io lì devo dire che trovo una certa difficoltà rispetto a Lacan, nel senso che Lacan ha voluto scrivere in un modo, lui lo dice, isoforme all'inconscio, e cioè che uno lo capisce solo quando l'ha già capito. È un dato. Io quindi mi riferisco ai testi di Lacan. È un dato che è chiarissimo questo negli scritti più che nei seminari. E qui posso aggiungere un attimo il perché negli scritti. Perché Lacan negli scritti, che scriveva effettivamente relativamente poco, su richiesta generalmente, convegni, un'altra cosa, eccetera, ebbene Lacan non fa un compendio per l'altro. Fa il punto dove io oggi Lacan sono. Per me è chiarissimo, potrei prendere e mostrarlo su diversi testi di Lacan. Dove lui è arrivato, ebbene lo porta il suo discorso fino a quel punto. Boh, allora è chiaro, sì, ma ci vuole un sacco di lavoro. Il lavoro sul testo scritto di Lacan, devo dire, come me l'ha insegnato Jacqueline Miller, bisogna mettere un punto interrogativo a ogni affermazione e risolverla. Quindi ogni frase di Lacan è come un rebus. E a volte ci si mette anni per risolverla. A volte poi si vede che ha più letture. Questo per Lacan. Per gli altri, devo dire che io rapidamente ho rifiutato di leggere i lacaniani. Evidentemente non è stato così per Jacqueline Miller, bisogna dire una cosa molto chiara: Lacan sarebbe rimasto illeggibile senza che Miller lo rendesse francese almeno. Ecco, c'è però un pericolo in Miller. Mentre è chiarissimo il pericolo di Lacan, di sproloquiare, di fare questo discorso lacaniese che non vuol dire assolutamente niente, in cui viene messo un termine con un altro e si aggiunge e la donna non esiste, non c'è rapporto sessuale, e chissà che cosa. Ebbene, questo è il problema di Lacan, che però a un certo momento un uomo intelligente è immediatamente visibile. È immediatamente visibile che stanno, non dico delirando, ma dicendo spropositi. E sovente può essere anche detta per farsi belli. C'è invece un pericolo nel testo di Miller. E lo si vede, conosco molto bene i seminari di Miller, i 30 seminari di Miller, di cui uno uscirà tra poco, l'ultimo, quello dell'uno tutto solo, che trovo meraviglioso. In Miller c'è una tensione tra il voler essere chiaro, perché tutto sommato gli era detto Lacan stesso che era il suo lettore ed era chiaro,
Però il fatto che poi può essere utilizzato esattamente al contrario di come voleva Lacan, cioè di rendere l'insegnamento di Lacan, di renderlo una cosa codificata, fissa, non movibile, è quello lì e non è altro. Quando invece il grosso problema diciamo, dell'insegnamento di Lacan è che è mobile, e che è caucciutoso, e che è dell'ordine della topologia. E qui sarà un po' un problema se si vuol fare, per esempio, qualcosa dell'ordine di un vocabolario. Perché prendiamo la parola altro. Chi è il primo altro per l'uomo, per l'essere umano? La madre. E il secondo? Il padre. Sono due altri concreti. Però non sono due altri astratti, però l'inconscio funziona con questi due altri astratti. E dov'è che prendiamo l'esempio di questi due, di questi altri, di questo altro astratto? Ebbene, nella teoria dei giochi. Perché quando si gioca a carte anche, l'altro è la legge che fa funzionare il modo di giocare. E lo si vede quando si gioca con i bambini che ti cambiano le regole giocando perché vogliono vincere. In realtà l'altro è, se tu vuoi giocare, bisogna che ti attieni alle regole. E le regole è l'altro, è già un altro astratto. Però poi, se si va a fondo, l'altro è l'insieme dei tuoi significanti, è il discorso dell'altro. L'inconscio come discorso dell'altro, ma questo discorso dell'altro che vuol dire? Vuol dire là dove il significante porta le tue bombe atomiche, e cioè ha a che fare con la tua pulsione. E in ultimo Lacan scopre che l'altro, o rivela che l'altro, è il corpo. Ogni volta utilizza altro, però lo si vede come cambia di volto, eppure nello stesso tempo c'è qualcosa che strutturalmente è dello stesso articolazione, dello stesso ordine. Ecco, questo io trovo che, a mio parere, è il problema complicato in Lacan. Ora, il problema, a mio parere, per Miller è che, diciamo, non per Miller come persona, ma del testo di Miller, che lo sappiamo benissimo, non ha mai voluto che i suoi seminari siano pubblicati, i suoi corsi, i suoi famosi corsi dell'orientazione lacaniana, non siano mai pubblicati in francese. Sono pubblicati più o meno in modo, sì, Miller ha dato l'accordo in spagnolo, non so se tutti. Io personalmente ho l'intenzione che escano in italiano, però c'è un problema perché sono reperibili su internet e si può fare un qualunque testo, un qualunque volume, a partire da quei seminari là, a partire da quei corsi lì. È vero, ci aiuta a capire Lacan, però in un certo qual modo manca quello che Miller cerca di far capire, che c'è questo movimento nel pensiero di Lacan e quindi diventa codificato, diventa dogmatico in chi lo utilizza, evidentemente.